Signori, parliamo della carissima Sparkle, banner che per la prima volta, se non mi ricordo male, nella storia di Star Rail arriverà di giovedì, complice il cambio nella durata delle patch. È un nuovo supporto e come vi ho sempre detto da quando ho iniziato a giocare a Star Rail, quando esce un nuovo supporto Harmony a 5 stelle, bisogna alzare le orecchie perché questo personaggio diventa automaticamente interessante e vi dico che sì. Anche Sparkle, esattamente come Brony, esattamente come Ruan Mei, è un supporto molto interessante e oggi cerco di spiegarvi perché. Sparkle, io un po' piango all'idea che non l'avrò subito perché questo è uno di quei personaggi che fosse uscito in una qualunque altra patch, un mio PT l'avrebbe avuto. Purtroppo non riesco a farlo perché esce con Jing. Personaggio a 5 stelle di elemento di tipo Quantum che fa parte del Path Harmony e ricordo a tutti che i personaggi di tipo Harmony sono tutti quei personaggi specializzati sull'aumentare le prestazioni del nostro team tramite attività di supporto. Sparkle, nello specifico, ci aumenta la quantità di skill point accumulabili durante la battaglia. Gli skill point normalmente utilizzabili vanno da 0 a 5, noi possiamo avere un massimo di 5 skill point. Con Sparkle già sappiamo dalla live di presentazione della patch 4, della patch 2.1 che aumenteranno fino a 7 e quindi potremo giostrarci un totale di 7 skill point e inoltre Sparkle è anche in grado di farceli recuperare in battaglia. È anche legata a una meccanica di potenziamento della squadra direttamente proporzionale al numero di skill point che andremo a utilizzare ed è dunque un personaggio, già ve lo dico ora, molto indicato ad accompagnare tutti quegli attaccanti di punta su Star Rail che usano tanti skill point, che usano magari spesso la skill o che hanno delle meccaniche particolari come Imbibitor Lune, perché grazie a Sparkle riusciamo a mantenere un buon equilibrio di skill point e quindi ad avere delle rotazioni più efficaci. Poi Sparkle è tanto altro e adesso lo andiamo a vedere insieme. Allora, come al solito, le trace le facciamo dopo. Iniziamo con la tecnica, perché no? Ci permette di avere l'effetto misdirect. Questo effetto a me ricorda la tecnica di Zilla, nel senso che non veniamo notati dai nemici e quando entriamo in battaglia abbiamo già un recupero di un certo numero di skill point, per ora non noto per il team. Vedremo, vedremo. Comunque, attacco base di Sparkle. Diventa un personaggio di Tekken, ti dà un calcio. A me ricorda troppo. Avete presente il calcio di Ling Xiaoyu in Tekken? Quello classico super roteante. Sembra il calcio di Ling Xiaoyu. Fa danni quantum su un nemico singolo e adesso possiamo vedere che ci sono delle trace legate ai vari talenti. Ci sarà una trace legata a questo talento di Sparkle e la vedremo dopo, già ve l'anticipo, le darà diciamo un bonus in termini energetici. Talento di Sparkle, Red Herring, questo è molto importante. Fin tanto che Sparkle è in campo, non dovete fare niente, dovete semplicemente averla in campo. Lei va ad aumentare il numero massimo di skill point. Questa cosa ve l'ho già detta, da 5 possiamo utilizzarne un massimo di 7. Ogni volta che un alleato consuma uno skill point, il danno inflitto da tutti gli alleati aumenta. Questo effetto dura per un tot numero di turni e si può accumulare un tot numero di volte. È molto semplice questo talento, semplice ma efficace. Nei team con Sparkle volete usare spesso gli skill point. Imbibitor, Lune, Jingyuan, che vuole sempre spammare la skill, Zilla, che vuole sempre spammare la skill, Ratio, posso fare mille altri esempi. Tutti questi personaggi stanno bene con Sparkle di fianco. E Sparkle non è da sottovalutare nemmeno in coppia con altri personaggi di supporto, che possono essere dei Nility, che possono essere degli altri Harmony, che possono essere dei Preservation, che usano a loro volta tante skill. Per esempio, Sparkle e Bronya. Sparkle e Bronya possono anche giocare insieme, perché Brony è un personaggio che usa tanti skill point. Sparkle è un personaggio che ti dà skill point. Quindi possono anche funzionare insieme. Allora, skill. Qua, se avete presente quello che fa Brony, avrete un minimo effetto di déjà vu, secondo me. La skill di Sparkle, Dream Diver, aumenta il crit damage di un alleato per un certo tot di turni. E spoiler, dopo vedremo anche la Lightcon di Sparkle e vi dico già che la Lightcon di Sparkle aumenta crit damage. Si fa 2 più 2 e a casa mia
Vuol dire che, esattamente come Bronya, anche Sparkle è un personaggio che andrà buildato in crit damage perché donerà crit damage all'alleato sulla base del suo crit damage. Quindi dovremmo darle tanto crit damage. Bellissima l'animazione con il pesciolino. Bello anche l'occhio da pazza. Questo porta anche il turno dell'alleato ad essere, diciamo, anticipato. C'è l'effetto Advance Forward, che è un effetto che praticamente trascina il turno dell'alleato vicino a quello di Sparkle. Ora, state molto attenti perché non è detto che questo effetto di Advance Forward sia come quello di Bronya. Non è detto che ci sia il 100% e quindi non è detto che il turno dell'alleato vada esattamente come Bronya subito dopo a quello di Sparkle. È sicuramente detto che l'alleato agirà prima del normale e questo è un effetto che ci piace. Quando Sparkle utilizza questa abilità su se stessa, non è in grado di attivare l'effetto di Advance Forward. Se non mi sbaglio, questa cosa ce l'ha anche Bronya. Anche Bronya non lo può utilizzare su se stessa per darsi un turno in più, mi pare. Bravi in chat che mi state ricordando questa cosa. La grossa differenza tra questa abilità e quella di Bronya, e ricordatevi di questa differenza prima di pullare Sparkle e poi arrabbiarvi con lei, poverina, perché lei non vi ha mai promesso questo effetto. Lei non rimuove il debuff. Bronya con la skill andava anche a rimuovere un debuff dall'alleato preso in causa. Sparkle non lo fa. E vi dico che non lo andrà a fare nemmeno con le Trace. Poi vediamo la Ultimate. Allora, a parte che a me sta Ultimate come animazione ricorda gli elefanti rosa di Dumbo, forse per l'effetto psichedelico, non lo so. Questa Ultimate recupera un certo numero di skill point per il team e fornisce a tutti gli alleati l'effetto Cypher. Gli alleati con Cypher addosso vanno ad avere un miglioramento del boost al danno dato dal talento di Sparkle. E questo effetto dura per un tot di turni. Detta con parole povere, usate la Ultimate, Sparkle bufferà ancora meglio i suoi alleati e inoltre vi dà anche degli skill point. Chiaramente a me ricorda la droga. Tezcat, dobbiamo finire su YouTube, non mi puoi scrivere queste cose. Dicevo, l'idea è... sì, è vero, Rollo, è vero. Chiaramente, se giocate Sparkle con Bronya, a quel punto non c'è il problema della speed, perché tu puoi prendere il turno del tuo alleato con Bronya e non con Sparkle. Io lì farei una build in modo da avere Sparkle un po' più veloce di Bronya, così mi attiva la skill prima, poi tocca Bronya, poi Bronya prende l'alleato, lo mette dietro, vabbè, questi sono ragionamenti, però sì. Ricordatevi che l'effetto Bronya vi permette di giocare i personaggi lentissimi e di avere i turni di Bronya come turni dei vostri personaggi. Dicevo, bella Ultimate, carina la combo di usare la Ultimate e poi magari tocca Imbibitor, avete uno strabordello di skill point e fate uno strabordello di danni. Vi dico già da ora che abbiamo visto il kit, che è una cosa che amo di Sparkle, rispetto anche a Bronya, lo devo dire, è che i suoi buff sono più lunghi. Vedremo dopo con le Trace cosa intendo, però lei è un personaggio che va molto di più in combo con personaggi come Jingyuan e Ratio, che fanno danno anche fuori dai loro turni. Mentre Bronya è un personaggio che vincola molto i danni dei vostri hyper carry ai loro turni, o meglio ai turni che ricevono da Bronya nella maggior parte dei casi, Sparkle è molto più universale e quindi molto più versatile da questo punto di vista e adatta anche a gente come Ratio, che tira i gessi fuori dal suo turno, o alla divinità del tuono di Jingyuan. Andiamo a vedere le sue Trace e qui c'è della roba interessante. Allora, la prima Almanac ve l'avevo già anticipata. Praticamente con i colpi normali Sparkle recupera più energia. Questa Trace, zitta zitta, guardate che non è mica male, perché il fatto di ottimizzare i colpi normali, un po' come l'effetto di Fushuan, che quando riusa la skill c'è il campo, recupera più energia, no? Vi fa utilizzare la Ultimate più spesso. E quindi secondo me è una grandissima Trace da non sottovalutare. Poi il boost, la seconda Trace, Artificial Flower, dice che il boost al crit damage dato dalla skill di Sparkle si estende fino alla fine del successivo turno del bersaglio. Effetto fortissimo. Beh, Neku, non è detto che devi usare sempre la skill. Se ci sono delle situazioni in cui, per esempio, vuoi setappare, a me con il team di Misha capita, voglio aspettare di avere la ultimate di Bronya carica, la ultimate di Ron Mei carica, la ultimate di Misha carica, voglio tutte le ultimate cariche. A quel punto magari non mi dispiace temporeggiare con un colpo normale. Nel caso di Sparkle il temporeggiamento ti dà pure value. Sì, hai ragione, Sinodia, scusami. Rileggo il talento, quest'ultimo talento di Sparkle, perché ho letto male l'ultima parte. L'effetto della skill
viene esteso fino all'inizio del successivo prossimo turno dell'alleato, non alla fine. Alla fine sarebbe stato veramente forte. E questo vuol dire che tirate la skill e poi l'alleato può fare tutto quello che vuole fuori turno e comunque si becca il bonus di Sparkle. Mi piace molto questa gestione proprio dei buff di Sparkle. Questa è obiettivamente, secondo me, meglio della gestione del buff di Bronia. È più semplice giocare Sparkle, secondo me, in generale. Poi abbiamo Nocturne, che aumenta l'attacco di tutti gli alleati. Così. Lei inizia a buffare l'attacco di tutti gli alleati. E poi l'attacco viene ulteriormente aumentato se ci sono degli alleati Quantum, ovvero, ve la dico meglio, aumenta ulteriormente l'attacco di eventuali suoi alleati Quantum sulla base di quanti personaggi Quantum ci sono nel team. Ve la dico in maniera molto più semplice: se giocate Sparkle con altri attaccanti o supporti Quantum, esempio, volete fare un mono Quantum, Sparkle, Zila oppure Cinchua, Silver Wolf, Fushuan, voi andate ad aumentare ulteriormente i danni di tutta la squadra, perché Sparkle è un personaggio che prende più potere più personaggi col suo stesso elemento ci sono nel team. E la cosa bella del mono Quantum, tra l'altro, adesso è che è un team adatto a tutti i contenuti, perché vi serve AOE, c'è Cinchua, vi serve single target, c'è Zila. È, devo dire, gestito molto bene. E sì, Rollo, purtroppo hai ragione, la skill di Bronia non è esattamente vero, anzi, non è vero che dura un turno, è un'azione, che è una cosa diversa. E c'è anche Jouer, scusatemi, avete ragione, scusatemi ragazzi, c'è gioca Jouer che è fortissima, c'è anche lei. Cioè ci sono un sacco di attaccanti Quantum che godono di Sparkle, e un'altra cosa che vi faccio notare di questi attaccanti Quantum, gioca Jouer, Zila, Cinchua, cosa hanno in comune? Esatto, usano un botto di skill point, soprattutto Zila, se mi posso permettere, che è un personaggio del quale per me si sottovaluta l'utilizzo massiccissimo degli skill point, e quindi la combinazione è ottima. La cosa che amo di Sparkle, motivo per cui per me Sparkle, ve lo dico già adesso, è una tier S facilissima, ma sicuramente S, minimo S, per non dire che potrebbe salire anche di più, questo vedremo, potrebbe raggiungere One May, vedremo, è che Sparkle è fortissima in team monotematici, anzi, per un Quantum team è una S+. Cioè, secondo voi uscirà un altro supporto a livello di Sparkle per un mono Quantum? Non credo. Per quanto riguarda però i team più generalisti, lei è comunque forte, perché non è che vi dà dei buff non indifferenti, nonostante non andate a sfruttare Nocturne al massimo. E questo mi piace molto di Sparkle, perché come sapete io do un grosso valore alla versatilità, rompo molto da questo punto di vista, e mi piacciono i supporti specializzati che però si possono giocare anche fuori dalle loro formazioni. Questa è la marcia in più che una Sparkle ha, per esempio, su una Yukong. Poi lo so che Yukong è una 4 stelle e non è un paragone eccezionale, lo so, è per farvi capire, no? È per farvi capire. Quindi sì, molto contenta di Sparkle. E un'altra cosa di cui sono contenta, e adesso andiamo a vederla, è la sua Lightcon. Voi preparatevi, perché la Lightcon di Sparkle è qualcosa. È qualcosa. Signore e signori, Earthly Escapade. Questa Lightcon... Allora, la leggiamo e poi sono sicura che la chat mi toglierà le parole di bocca. Questa Lightcon, questi come al solito sono numeri... Questa, ah giusto, lo specifico. È la Lightcon a 5 stelle, evento di Sparkle, che sarà evocabile insieme a Sparkle. Allora, aumenta il crit damage di chi la indossa. Ora, o sono pazzi, o, come vi ho già detto, è confermato che Sparkle bufferà sulla base del suo crit damage. All'inizio della battaglia, dopo comunque parleremo di palla e catena, perché Sparkle col Penacony, ok, esiste anche il kill, eh? Adesso che abbiamo visto la Lightcon, ribadisco il discorso del crit damage, esiste il kill. All'inizio della battaglia si ottiene l'effetto maschera, che dura 3 turni, quindi un buon numero di turni, 3. Fintanto che si ha l'effetto maschera, tutti i compagni del personaggio che indossa questa Lightcon hanno il crit rate aumentato del 10% e il crit damage aumentato del 28%. Effetto di Fushuan, la trace di Fushuan che aumenta il rate, più E1 di Fushuan, infilati in una Lightcon. Già qua ero così quando l'ho letta la prima. Così.
Così, ora voi mi direte, vabbè, ma Jul, ma tu l'hai uno di Fushuan, l'hai sculacchiata, quindi non conta. Ok, ok, lasciate perdere, beh, è tanta roba, sta, cioè, una light, una e uno, una costellazione, un Eidolon più un talento al 10, tra l'altro, perché Fushuan al 10 da 12% di rate, vabbè. Poi, andiamo avanti, che non è mica finita. Per ogni skill point recuperato, compresi gli skill point che vanno oltre il limite di skill point, andiamo a ottenere un livello di Radiant Flame. Quando otteniamo 4 livelli di Radiant Flame, perdiamo tutti questi livelli e riotteniamo Mask, che questa volta dura 4 turni. Quest'arma, ragazzi, quest'arma è assolutamente una delle armi più forti del gioco, senza ombra di dubbio. Secondo me è forte su Sparkle, ma è forte anche su Bronia. Ovviamente Bronia non la usa come Sparkle, però è molto forte anche su Bronia. Sarà forte anche, è forte anche su Anya. E questa Lightcon, già per il fatto che mi funziona su 3 supporti che io ritengo molto validi, cioè Anya è la peggiore delle 3 e Anya a me piace, a me questa Lightcon sembra veramente molto molto forte. A livello verticale è fortissima su Sparkle. Secondo me non ci sono, diciamo, Lightcon che si avvicinano a questa, su Sparkle, ma questa frase ve la dico ogni volta per tutte le Lightcon che escono per i personaggi, e mi piace il fatto che fixi rate damage. Io ho una predilezione, soprattutto per il fatto che Sparkle gioca molto bene con personaggi che vogliono rate damage bilanciati, per una Lightcon che ti dà un effetto di buff del genere. E un'altra cosa che amo è che ci sono l'effetto del rate e del damage tutti e due in una light consola, quindi sicuramente questa è una light con che un PT lo vale sempre, proprio bella 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 come light con e niente, è forte. Adesso andiamo a vedere un po' le relic e i planar, vi do chiaramente delle alternative anche di light con e vediamo come builderei la cara Sparkle. Light cons alternative, iniziamo da quella che costa, che è questa. La Carve the Moon è carina su Sparkle, è una Lightcon che comunque dà degli effetti randomici, quello del crit damage in particolare fa gola perché becca anche la vostra Sparkle, quindi nel caso in cui magari ce l'abbiate e non la stiate utilizzando, Sparkle la gioca, ma per nostra fortuna, oltre alla sua Lightcon e a questa, e anche a quella di Bronia, citiamo anche questa, si può giocare su Sparkle, c'è una discreta sinergia. Ci sono anche delle alternative free to play. Planetary Rendezvous, questa è fortissima in mono quantum. Fortissima in mono quantum, non ha senso. Se ce l'avete Super Position 5 in mono quantum, state rompendo il gioco. OP. Molto interessante anche Dance Dance Dance. Oh, lo fate a tutti gli alleati. Anche questa, Super Position 5, ci sta. Buona. Past and Future, attenzione alla build di Sparkle, nel caso in cui la skill di Sparkle non abbia 100% di Advance Forward, perché in quel caso forse sarà necessario farla un pochino più veloce del normale, magari arrivare intorno ai 160 di speed per permetterle di avere il turno dell'alleato quasi garantito dopo il suo, anzi credo che sia garantito al valore speed che vi ho citato. In questo modo l'alleato che gioca dopo di lei fa danni in più. Ci può stare, poi è una Lightcon che possiamo prendere gratuitamente, farla S5, è un'opzione valida. E poi, vabbè, c'è sempre la solita Machine Cogs. Questa è proprio iper, super, mega budget. Se non avete altre opzioni ci può stare, recuperate energia, ok. E poi, credo basta, quella di Ruan Mei, il Break Effect non serve a Sparkle. Solito discorso, identico discorso per Memories of the Past. Tenete il break effect per supporti che effettivamente usano il break effect. Allora, per quanto riguarda le relic, siamo sempre lì? Banali? 4 per Messenger? Abbiamo detto che Sparkle la vogliamo per una determinata build molto conveniente, molto veloce, no? Le possiamo dare il 4 per di questo. Perché no? Andiamo anche ad aumentare la velocità di tutti gli alleati con la ultimate. In alternativa c'è
La via dell'arcobaleno. Ah, che me la state già citando anche in chat. Bravi. Rainbow Build, ragazzi. Io la gioco su Bronia, vi garantisco che funziona. Date le 4 pezzi a caso e concentratevi sul crit damage e sulla velocità. Speed e crit damage. Non importa che i pezzi vi sblocchino per forza di cose degli effetti. Anche così, con delle substat ottimali, potete tirare fuori una sparkle fantastica. Fantastica, quindi decidete voi. L'ideale sarebbe 4x di questo. Anche una bella build rainbow può andar bene. Garantisco io che avevo una Bronia Messenger con delle substat mediocri. L'ho trasformata in una Bronia Rainbow, è molto più forte adesso. Tra l'altro, completamente a caso, sulla mia Bronia c'è il 2x del set che le dà più HP, quindi la mia Bronia ha HP in più. Per quanto riguarda le statistiche principali, scarpe in speed, body in crit damage. E ciao. Sparkle è molto facile. Planar. Allora, qui di opzioni ne abbiamo, secondo me, 2 su tutte, ma ce n'è anche una terza che si può valutare. Allora, innanzitutto, non fatevi fregare da sta roba. Vi prego. Sta roba, vi aumenta il crit damage, ok, è un bel effetto. C'è un altro set molto più forte che comunque vi aumenta il crit damage. Il problema è che poi vi aumenta il rate. E tra l'altro per un attacco. No, su Sparkle, non mi piace. Volete aumentare il crit damage di Sparkle? Piuttosto il Broken Kill. Dovete raggiungere 30% di Effect Res, ma a quel punto tutto il vostro party prende crit damage più 10%. Vale molto di più questo. Preferite un 16% solo a Sparkle o un 10% a tutti? Ve lo dico io. 10% a tutti, quindi questo è un ottimo set, probabilmente quello più versatile per Sparkle. Molto forte anche il Penacony se la giocate in mono quantum o quasi, perché vi permette di potenziare l'eventuale Cinchua, l'eventuale Jouer, l'eventuale Zila, l'eventuale attaccante quantum che ha appunto lo stesso elemento di Sparkle. Poi io vi segnalo anche il Flit. A 120 di speed ci arriverete per forza con Sparkle o avete sbagliato qualcosa. Aumenta l'attacco della squadra, gli HP ve la rendono un pochino più robusta, anche questa è un'opzione da valutare. Sì, il Broken Kill si accumula, potete fare 2 personaggi con il kill e aumentare il crit damage della squadra, sì. Quindi qua ve la giostrate voi, secondo me i set migliori sono questi. Sulla palla, io giocherei sempre... stavo per dire giocherei sempre crit damage. Non c'è crit damage sulla palla. Quindi calmati Giulia, sulla palla direi difesa o HP. Così la rendete un pochino più corposa. La cosa importante è trovatele una palla con tanto crit damage, se proprio. Però sì, qui difesa, anche perché nel body dovete darle crit damage. Quindi è meglio che la palla la renda un pochino più grossa, fermo restando che se la giocate con Fushuan. Ecco, sulla catena io andrei sempre di Energy Regeneration Rate, anche perché, come tra l'altro avete ricordato anche voi in chat prima, bravi, non è che Sparkle sfrutterà alla fine tantissimo il suo talento che le fa recuperare più energia con l'attacco normale, perché lei userà spessissimo la skill, ha anche tanti skill point per farlo, quindi meglio investire nell'energy regeneration sulla catena e poi non è che avete molte altre opzioni. Purtroppo sarà difficile avere tanto damage più main stat in energy regeneration, perché le catene in energy regeneration sono come gli unicorni, non si sa nemmeno se esistono, non si vedono neanche nei libri fantasy. Però questa, diciamo, è un'idea di build che farei io. A mio modesto parere Sparkle non è un personaggio difficile da buildare. Tiriamo le somme su Sparkle, un grandissimo supporto. Per fortuna, diciamo, la sua cattiveria è direttamente proporzionale alla sua potenza. E sicuramente è un supporto che vi consiglio, soprattutto se avete degli attaccanti come quelli che ho già citato un sacco di volte, che usano tanti skill point in Bibider, Cinchua, ma anche un Imeco volendo, tutti quelli che vogliono spammare la skill ratio, eccetera eccetera. Lei è da prendere, è un ottimo personaggio, mi piace come le hanno fatto il kit, la trovo per il momento molto bilanciata. Sarà meglio o peggio di Ruan Mei? Per me al momento no. Per me Ruan Mei rimarrà un pelino superiore, però la trovo comunque un supporto fortissimo e punto.
vedremo che cosa succederà. Voi che mi vedrete adesso in differita su YouTube, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Secondo voi quanto sarà forte, da 8 a 10, perché sicuramente almeno 8 sarà forte. La pullerete? Vi interessa? Avete già delle idee di team? Qua in chat hanno proposto Bronya, Sparkle, Blade, mi pare che fosse, oppure Sparkle, Zila, Silverwolf e Fushuan, stesso team con Cinchua al posto di Zila. È stata citata anche con Jingliu, mi pare, è stata citata, io l'ho citata con Jingyuan, secondo me è forte anche su Jing. Ne ha tante di combinazioni, come ci ricorda il carissimo Rollo ci sono anche i piedini e noi dobbiamo assolutamente segnalare anche i piedini. E niente, io auguro buona fortuna a tutti coloro che evocheranno per lei, spero che vi dia un sacco di soddisfazioni. Se mi posso permettere un piccolo consiglio personale, se non avete né Bronya né Ruan Mei, cercate di portarvela a casa, perché vi svolta l'account, ecco, non mi veniva il termine. E quando esce? Esce questo giovedì. Giovedì, non mi ricordo che giorno è, 26 lunedì, 27 martedì, 28, 29, che cacchio di giorno è? 29, no? Sì, il 29, esce il 29, dovrebbe uscire intorno all'1 per noi italiani. E buona fortuna a tutti. Bye!